E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett, seconda puntata. Vediamo se scendiamo direttamente agli inferi o cerchiamo di annaspare verso la superficie, ora che abbiamo una situazione, almeno dei personaggi principali, simile a quella della saga letteraria. Ma iniziamo! La puntata inizia già con qualcosa di molto strano. A quanto dicono i dialoghi, si inneggia a Temeria, i suoi soldati, e all'impiccagione di soldati del Kedwen? Per quale stracazzo di motivo? Perché Temeria sta combattendo col Kedwen? Nel mentre che mi faccio una tisana rilassante, facciamo un passo indietro. Siamo a Temeria, perché c'è Ciri, c'è Yennefer e c'è Applegate. Cazzo, pensavo non lo mettessero, bravi. Applegate, regà, è un messaggero edirniano e lavora quindi per Re Demavend. Dovete sapere che con l'avvento dei maghi a corte, che possono usare i megascopi per inviare messaggi praticamente istantanei, il mestiere di uomini come Applegate stava cominciando a essere ovviamente a rischio. I re, però, dopo vari avvenimenti, iniziano a non fidarsi più granché dei maghi e quindi riprendono a mandare messaggeri a cavallo per mantenere il contenuto dei loro messaggi segreto. E quindi, come nei libri, ci ritroviamo Applegate che incontra Ciri e Yennefer in Temeria, mentre riposa e si rifocilla a una taverna. Nel libro il messaggero ascolta le chiacchiere dei viaggiatori di tutto il mondo mentre è alla taverna. Scaramucce tra Liria e Nilfgaard, un barone redaniano giustiziato per aver comportato con Nilfgaard, scontri tra Scoia e le Kedwen, tristezza in Temeria data dalla notizia della morte di Calante e dalla notizia di Sintra, ma melle di mucche che zampilano sangue, la vergine della peste, la caccia selvaggia e ovviamente tra queste sette bellissime possibilità che rispecchiano il caos nel continente, la Istrich decide di inventarsi spie kedweniane e edirniane uccise da temeriani. Però io mi guardo intorno e ora vedo una situazione assolutamente normale. Comunque, raga, fantasia zero, perché se nella puntata precedente erano quattro case in quattro giorni, qui quattro spie in quattro giorni. Chissà che cazzo di fetish hanno con un numero 4. In realtà, comunque, Applegate incontra Yennefer e Ciri non di notte, ma all'alba, perché sta preparando il cavallo nella stalla. È corretto il fatto che lui le auguri due volte buon viaggio, ma solo perché Ciri si è appena svegliata, non perché lei sta pensando a come salvarlo dal suo fato. Nei libri, infatti, si rientra in trance, predice la sua morte con la solita strana voce e si allontana, perché è chiamata da Yennefer da fuori la stalla. Qui invece c'è un siparietto inventato con Yennefer che prende la porta via dicendo che ha sbattuto la testa da bambina e non sa quello che dice, mentre Ciri cerca di prendersi la parte grande dicendo di voler salvare tutti dalla morte. Andiamo avanti, vi prego. Simbolo abbastanza chiaro anche stavolta, sembrano due volti che prendono fuoco. Dal trailer penso proprio di sapere chi siano questi due volti, ma vediamo se la puntata ci svela qualcosa di più. Geralt e Ranunculo giungono davanti a una porta con un meccanismo strano. Geralt lancia il cuore di un mostro, esce fuori un ago di ferro, Codringer apre e tutti insieme appassionatamente entrano nell'edificio. Devo fare un grande applauso per due cose. Uno, il percorso che i due protagonisti percorrono per arrivare all'edificio è preso dal libro in maniera ottima. 2. Il battiporta a testa di leone è spiccicato a come lo descrive il libro. Dall'altra parte bisogna però specificare alcune cose. Geralt si reca da solo da Codringer e Fenn. Quando arriva il meccanismo della porta è smontato, come racconta lo stesso Codringer, perché è malfunzionante. Ma prima di continuare con questo filone facciamo una rapida visita a Nilfgaard, dove per la prima volta si vede il fiume e di conseguenza la città Alba. Il nostro non canonico Emir va a far visita al suo fabbro e fa già ridere così. Ma aspettate, è un altro? Non so se ci ricordiamo, ma non siamo nel 2023, dove purtroppo c'è ancora gente che considera la donna inferiore, anche se abbiamo fatto passi avanti in questo senso. Siamo nel 1200, dove gli individui di sesso femminile sono considerati utili solo per generare eredi e rassettare casa. Quindi che un imperatore come Emir si rechi di persona da un fabbro e per giunta donna, fa lo stesso rumore soave di artigli felini su una lavagna. Ma in tutto questo manca qualcosa, qualcosa per scassarci il cazzo con l'ennesima botta di inclusività. E cosa sarà? A mia moglie piace la mia testa. Non voglio davvero soffermarmi su sta cosa, ma hanno davvero rotto i coglioni. Tutti nel 1200, ricordiamo nella campagna polacca, erano neri, asiatici, gay, lesbiche, inneggiavano al femminismo. Va bene. Allora anch'io, se avevo tre palle, ero un flipper. Comunque, la Fiamma Bianca comincia il racconto della sua redenzione, dell'esecuzione dell'usurpatore, del suo ritorno al trono. Per chi ancora non lo sapesse, regà, il padre di Emir, Fergus Varem Reis, quando era imperatore fu detronizzato e assassinato da colui che tutti chiamano l'usurpatore. Quest'ultimo fu anche colui che ordinò al mago Bratens di maledire Emir facendolo diventare un istrice, e quindi Duni, insomma, un angioletto. Il fatto è che Emir non si metterebbe mai a farsi discorsi col primo che passa, o addirittura un fab... una fabbra?
vista l'inclusività. Quello che i libri dicono è che sì, ama fare discorsi del genere, riempirsi la bocca di parole, tutte ste minchia, ma con gente di cui si fida, tipo il maresciallo Menno Korn. Poi che questi discorsi non siano mai apprezzati dai suoi sottoposti, vabbè, è un altro paio di maniche. Comunque questa è più o meno la versione di Netflix. Estate inoltrata, 1260. Io e i ragazzi avevamo solo degli stuzzi cadenti, ma avevamo visto John Wick, quindi eravamo preparati. Non mangiavamo da mesi ormai, forse anni. Io fui l'unico a sopravvivere, a scambiare i miei stivali per una lama di Macam con un nano che passava di là, e riuscì così a decapitare chi mi aveva rovinato la vita. Versione dei libri. 1257, io, Vilgefortz, che mi ha sempre parato il culo, Ardalep Dai, che mi ha sempre parato il culo, e non so quanti altri stronzi, rompiamo nel palazzo. Gli altri fanno fuori decine, se non centinaia di bastardi, e alla fine mi mettono una spada in mano, mi portano davanti all'usurpatore per ucciderlo. Lo uccido e sono il nuovo imperatore. Ora il mio obiettivo è scopare, ingravidare e sposare mia figlia. Ah cazzo, troppi spoiler. Chissà se arriveranno a tanto. Nel mentre troviamo Fringilla, che tutta sfatta, a quanto pare fa l'assaggiatrice imperiale direttamente dalla prigione di alcolisti anonimi. Ma ritorniamo a Geralt. L'avrò sicuramente già detto nella scorsa stagione, ma ci tengo a ribadirlo. La gente che entra da Codringer e Fenn vede sempre e solo Codringer. Mai Fenn, mai. Tanto che lo stesso Geralt si meraviglia dell'esistenza del secondo quando lo incontra, e che ripetiamo essere un nano senza gambe. Quindi qui non gli hanno solo cambiato sesso, ma si presenta a Ranuncolo come se fosse normale per lui barra lei, ormai non si capisce più un cazzo, stare nell'ufficio principale dell'edificio e per di più in piedi sulle sue gambe. Ma scusa, non dovevano non funzionare? Ma non è tutto. Ogni singola frase che esce dalla sua bocca in queste scene, nel libro, viene pronunciata da Codringer. La sfida lanciata da Geralt è canonica. E anche il suo esito, ma non campata così per aria. Cioè, bisogna dare dei minchia di contesti alle cose. Cazzo. Allora, Geralt, mentre parla con Codringer, vede che giocherella con un oggetto lanciabile a forma di stella, fatto di ferro. Sulla parete a fianco al suo interlocutore vede un quadro rappresentante un uomo che poi si rivela essere il padre di Codringer. Tutto bucherellato. Lo stesso Codringer, mentre cerca di vendere sta stellina ninja a Geralt, la lancia e c'entra in pieno il quadro, vantandosi della sua bravura. È in quel caso che Geralt propone la sfida in cambio di ulteriori informazioni, perché porca puttana, almeno nel libro 250 monete gli ha già scappato in faccia. Cazzo, così è un nesso logico la cosa. Non che Geralt può essersi fatto un culo incredibile ad ammazzare mostri per guadagnare i soldi, si fa una vasca assurda per arrivare a Codringer e Fenn, scopre di essere un coglione ad aver portato troppe poche monete, e per rimediare al tutto prende un oggetto a caso alla scrivania, sfida i due investigatori che completamente random accettano. Ma ragazzi, ma che cazzo di senso ha? Ma ce la fanno? Ma secondo me leccano le raganelle, non ci può essere altra spiegazione. Poi vabbè, devono per forza di cose citare Istrid causa avvenimenti precedenti. Non capisco perché devono far presagire che i due investigatori conoscano con certezza l'identità del mandante di Riens. Ma chi cazzo gliel'ha detto? Ma se neanche nei libri lo sanno, ma che cazzo succede? Vabbè. Ma per il resto tutto nella norma. Viene proposto l'omicidio di una falsa Ciri, giustamente, per inscenare la morte di quella vera, e arriva il rifiuto da parte del Witcher, il quale pochi secondi dopo si separa anche dal bardo, dicendo di dover andare a Vulpan. Ma vi faccio riprendere fiato dalle stronzate che scaturiranno da questa scelta. Ritorniamo da Yen e Ciri, e volevo soffermarmi su una cosa che ho notato all'inizio, ma aspettavo una conferma per parlarne. Chi ha letto i libri sa che il nomignolo che Yen affibbia a Ciri durante il suo addestramento è Scimmietta, giusto? Ok. E ho visto che anche i sottotitoli italiano recitano correttamente. Allora qualcuno mi spiega perché il doppiaggio deve necessariamente scassare tre quarti di Wallera? Perché? Perché è mostriciattolo e non scimmietta? Ma ci sarà qualcuno che vuole bene a questa serie? Parola d'ordine. Ragamuffin. Io con i miei soci abbiamo gli occhi bordi. Yennefer e Ciri arrivano da... Gesù Cristo, ragazzi, non so se ce la faccio. Allora, vediamo. Capelli tinti rossi con una ricrescita imbarazzante. Colore della pelle 800 gradazioni più scura. I veri fan sicuramente saranno lamentati della mancanza del neo sul seno sinistro. Ma poi che cazzo ci fa Gorsvelen? Ah, ovviamente stiamo parlando della assolutamente non canonica Kira Metz. Con lei che dovrebbe essere una magra e minuta maga bionda. No. Poi arriva uno schiavista che ha catturato un tizio, si riprende, lo libera, e appena si movimentano le cose questa qua prende e sparisce. Ma cosa cazzo succede in questa serie TV? Domanda abbastanza comune, ma applicabile soprattutto alla riunione tra Stregobor, Sabrina, Artorius Vigo, Vilgefortz, Triss Merigold e... Mamma mia, ti sai, che look aggressive. Grrr, miau! Lo stile di Mayanna Buring è inconfondibile come al solito. Non si capisce molto delle minchiate che sparano, ma un argomento corretto lo toccano. Perché i re non si fidano più dei
maghi, e questo ci dovrebbe riportare al primo personaggio visto nella puntata, Applegat. E invece no, perché approdiamo direttamente su Pornhub, categoria BDSM, titolo del video: maschio bianco si fa frustare da donna ebony arrapata. Ma ragazzi, ma sto veramente vedendo Dijkstra sottoposto a pratiche bondage con Filippa che fa da master? Sto veramente vedendo questo? Recentemente ho dovuto farmi un laser per un buco alla retina, ma a sapere che avrei visto una roba del genere avrei evitato. Ah, e poi qual è la cosa migliore che puoi fare dopo aver preso frustate a pelle nuda se non indossare una bellissima camicia bianca? Oh madonna del Carmelo, di nuovo raduncoli di Radovid, mi preparo una tisana calmante, voi volete qualcosa? Ah però, attenzione, hanno dato in mano lo strumento al bardo, e non lo strumento di Radovid, ragazzi. Magari ci esce il nuovo tormentone. E ancora una volta picche, perché Netflix tronca la scena per far vedere un Geralt intento a cacciare un mostro? Non si sa quale. Troncata anche questa scena, si ritorna da Yen e Siri per un'altra sterile discussione su cosa serve poter vedere il futuro se non lo si può cambiare, e fregnacce simili, ragazzi, ritorno al futuro praticamente. L'unica cosa buona è la citazione a Uwe Nagel e quindi al cugino Leo Bonart, che chiamano Leo Bonart, ma ok, buona tra virgolette, perché Uwe Nagel ciccia fuori solo durante il periodo di prigionia di Siri, quindi altro cambiamento non richiesto, ma andiamo avanti. E a proposito di cambiamenti e cose inventate, sbuca di nuovo fuori Kair, che non dovrebbe essere a combattere nelle foreste, vabbè, ma viene salvato da Gallatin, ovviamente poco prima del fendente che avrebbe posto fine alla sua vita. Tra l'altro, ora che ci penso, era tanto difficile per la produzione usare, non lo so, uno a caso, Isengrim Faoltiarna al posto di inventarsi altre minchiate? A quanto pare sì. E poi, perché Kair e quest'altro avrebbero una bromance così intensa? Vabbè, mentre Fringilla escogita la fuga, ragazzi, veramente non ce la faccio più, sono stremato. Radovid prega Ranunculo di seguire un'altra canzone e, regà, sarà che mi aspettavo un altro tormentone, sarà la versione italiana, sarò io, ma per ora è la canzone peggio scritta di tutta la saga. E ad impreziosire questa merda, c'è il perenne flirt tra questi due. Ma perché lo fanno? Hanno dei fondi extra se combinano minchiate? E regà, occhio, occhio, che qui ne hanno combinato una davvero grossa. Allora, Geralt si separa da Ranunculo dicendo di dover andare a Vulpan, ve lo ricordate? Sì. Innanzitutto, dove cazzo vai? Perché tu dovessi essere a Irundum o al massimo a viaggiare sulle chiatte, e non un body shaming, per cercare di far uscire lo scoperto Riens, ma ok, va bene, anche qua andiamo avanti. Arriva a random e si addentra nelle segrete di questo castello e comincia a trovare robe che boh, ok, tre teste di ragazze sulle quali hanno fatto un lavoro di chroma key orrendo, che un gatto con Sony Vegas te le fa meglio, una ragazza dentro un bostolo che boh, bastava allungasse una mano e si liberava da sola, e lui, regà, lui, colui che non pensavo di vedere più nella mia vita, il boss finale di The Forest, che regà è incredibilmente figo, cioè è talmente no sense da essere fighissimo, bellissimo il fight, Geralt ha maxato anche hard, ma anche questo è frutto di un giro ad Amsterdam da parte della Istrich e della troupe. Perché che cosa mi stai dicendo con questa cosa? Stai veramente cercando di fare quello che penso? Regà, spoiler free, non me ne frega un cazzo, questi sarebbero gli esperimenti di Vilgefortz. Io vorrei solo ricordare, barra far sapere a chi non ha ancora letto i libri, che Vilgefortz comincia sì a fare esperimenti su ragazzine, donne incinte, ma regà, esperimenti terribili, cioè tanto che anche Dijkstra rimane colpito, che hanno il solo scopo di essere l'allenamento, quindi la preparazione per poi andarli a eseguire su Siri il suo utero strappato dalla cavità uterina e inseminato artificialmente. E fermiamoci qui, perché sennò YouTube mi chiude il canale. Appurato dai libri che nessuna di queste cavie è sopravvissuta a questi orrori, questo cos'è? Queste cosa sono? Le testoline di Harry Potter 3? Ma soprattutto, questa? No, raga, aspettate, perché c'è anche la parte di Fringilla, che anche quella Nella scena prima, un suo collega schiavo muore. Lei denuncia l'accaduto alla guardia, la quale ordina a lei e agli altri di mettere il cadavere in un sacco che poi verrà buttato. Scena dopo, la stessa guardia, con un'altra guardia, butta nel bosco, chissà che cazzo di differenziata hanno, il sacco che, guarda caso, contiene Fringilla. Avrei delle domande, ma la guardia? Il vero cadavere? Dove l'hanno messo? È bellissimo anche il fatto che hanno messo Visimir a fare lo show, ad accogliere Applegat, mentre fino a 2 secondi prima, con davanti Applegat, che ricordiamo essere di Edirn, stava dando del gay al padre del suo re. Tutto molto canonico e ben fatto. Ma regà, ma siamo seri? Cioè, io...
mi rendo conto di sta sparando a zero praticamente dall'inizio del video, ma qui lo stanno facendo a po', cioè non è possibile. E il bello è che stavo scrivendo queste parole mentre la puntata è andata avanti e indovinate un po', quelli che nel libro almeno sono visti come delle volpi, degli individui che ne sanno una più del diavolo, delle persone veramente informatissime, furbissime, qui fanno la figura dei peracottari perché non sanno tenere la bocca chiusa. Regà, Codringer e Fenn li hanno dipinti come degli sprovveduti, e Riens che fa? Prende il gatto, perché animalista lui, incendia tutto e se ne va con Filippa appresso. Ma che cosa cazzo sto guardando? Paperissima sprint. Io non so più cosa dire. Davvero, ragazzi, son sincero. Vabbè, mentre Vilge forse si fa le coccole con Tissaia, Yennefer e Ciri fanno una piccola deviazione. Figo il flashback, figo tutto. Ci sono solo un paio di problemi. Uno, Yennefer torna solo una volta a Vengerberg da sola e si vendica dei suoi genitori, quindi si presuppone che casa sua e tutti gli edifici del suo paese siano ancora lì. Due, riprendendo in mano la mappa, abbiamo Sherawed, abbiamo Gosvelen, ok? Il percorso in linea d'aria sarebbe questo, costeggiando il fiume. La nostra piccola deviazione comprende un percorso di decine e decine di chilometri in mezzo a mostri, Nilfgaardiani, spie, scoiatelle, chissà che cazzo d'altro, solo per un flashback e una scena in cui il green screen è stato preso da Wish. E ragazzi, ecco la goccia che farà sicuramente traboccare il vaso nella prossima puntata. La ragazza che Geralt ha salvato dal agglomerato di corpi, ciao boss, dice di essere Ciri. Regà, se c'era la benché minima speranza di raddrizzare qualcosa e farlo andare sulla retta via, con questa puntata l'abbiamo presa, annegata, bruciata, sparata e ci abbiamo sputato sopra. Ma ora davvero non vedo l'ora di scoprire fino a che girone infernale si scenderà in questa prima parte di stagione, perché ricordo che ad oggi devono uscire altre 3 puntate, oltre alle 5 già fuori. In totale, di differenza opinioni, siamo a 2 su 8 e ho già l'ulcera. Quindi, se volete scoprire in che condizioni sarà il mio fegato nei prossimi episodi, non dimenticatevi di mettere mi piace, commentare e iscrivervi al canale attivando la campanella. Dal vostro Everett per oggi è tutto, ciao, a voi la linea.